Bell'esempio di castro medievale di pianura, Bagnara presenta un centro storico di grande fascino, completamente circondato dalle mura come sul finire del 400. La cinta muraria comprende la torre d'ingresso e 5 piccoli bastioni. Emblema della piccola cittadina è, senza dubbio, la Rocca Sforzesca e l'atmosfera di epoche lontane che ancora vi si respira. Quasi di fronte alla rocca, la chiesa arcipretale dei Santi Giovanni e Andrea del XV secolo, contenente alcune opere di pregio. La Madonna del Pubblico Voto in terracotta, il fonte battesimale, un tabernacolo del 400 e l'organo settecentesco. Interessanti anche le due raccolte ospitate nella canonica. La prima, il Museo Parrocchiale di Arte Sacra, conserva una preziosa pala cinquecentesca Madonna e Santi, opera di Innocenzo da Imola. Un crocifisso in legno della scuola di Donatello e una notevole raccolta di ceramiche devozionali. La seconda, che costituisce il Museo Pietro Mascagni, è composta dal materiale donato alla città dalla corista Anna Lolli, nativa di Bagnara. Poco distante dalla chiesa arcipretale, la chiesa della Natività, del 1452, oggi adibita ad auditorio. A 2 chilometri dal centro storico, in direzione Lugo, si trova il santuario della Madonna del Soccorso. Opera dell'architetto Cosimo Morelli, fu inaugurato nel 1770. All'interno è possibile ammirare una Madonna col bambino in terracotta dipinta, per lungo tempo oggetto di pellegrinaggi. Il ritratto, infatti, posto su una quercia al di sopra di una pozza, ne avrebbe rese miracolose le acque.